carta, cartone, materiale ferroso, toner, pile esauste, farmaci scaduti, materiali inerti, vetro, ingombranti, elettrodomestici, indumenti usati ed olio usato. Pensate a quanto materiale riciclabile possiamo contribuire a smaltire in maniera corretta, semplicemente portandoli nelle aree di raccolta create dalla SIA. Stamattina, dopo i lavori di ampliamento, è stata aperta una nuova isola in via Ponte della Maddalena, anch'essa a disposizione dei cittadini napoletani 7 giorni su 7. E qui possiamo accogliere davvero moltissima quantità di rifiuti che troviamo per strada, quindi il vero appello è che c'è una struttura in una zona di Napoli che riusciamo adesso a servire, molto funzionale, molto efficace, tra gli inerti, gli ingombranti, materassi. Qui davvero possiamo portare quello che non dobbiamo abbandonare per strada, e soprattutto il conferimento è gratuito, con degli orari molto comodi, con un personale davvero formato e che ha messo passione, come potete vedere in quello che si verifica. La cosa più importante è toner, pile, farmaci scaduti. Noi qui siamo in grado di raccogliere quello che non deve stare per strada. Quindi l'appello, lo sforzo che l'amministrazione sta facendo nel darci una mano e lo sforzo che noi stiamo facendo per organizzare e riorganizzare le strutture, cari cittadini, vogliate bene Napoli, vogliate bene la città, venite qui, utilizzate queste strutture e manteniamo la città più pulita. L'invito del presidente di ASIA è lo stesso dell'amministrazione comunale: recuperare il materiale, diffondere la raccolta differenziata, fornire sempre più strumenti affinché si diffonda la coscienza del riciclo e siano sempre maggiori i mezzi per salvaguardare l'ambiente. Ancora una volta un ringraziamento a tutte le lavoratrici e lavoratori di ASIA, al presidente, a tutti quanti per un lavoro straordinario in un momento di difficoltà economica. Ancora un'isola ecologica aperta, ne apriremo ancora tante altre, sono fondamentali perché riducono i rifiuti per strada, educano alla civiltà, perché vengono qua famiglie, l'ho guardato con i miei occhi, con i figli, a portare ogni tipo di rifiuto, quindi un lavoro straordinario in termini di educazione, di riduzione dei rifiuti e quindi di risparmio di denaro pubblico. Faremo questo anche nei prossimi mesi. Napoli avrà sempre di più una serie di punti strategici, quindi siamo molto molto soddisfatti di questo lavoro che io ovviamente sostengo con tutte le mie forze.